Siamo in compagnia di Carla Solinas, team Prodigy di Poker. Siamo a questo PPS qui al San Vincent Resort in Casino e purtroppo dopo una giornata all'insegna di Double Up e quindi una cavalcata, purtroppo quest'ultimo livello non ci dà una gioia. No, ho tentato la remontata, ma la remontata è finita male, quindi pazienza, dai. Pazienza, perché tu oggi mi hai detto che comunque sei stata drawing dead praticamente tutto card dead, tutto il giorno. Avevi tra l'altro visto delle carte carine all'inizio che però non sono state, diciamo, portatrici di grandi incrementi di stack, anzi ho perso parecchio stack con delle belle carte, cioè purtroppo naturalmente il torneo è così. Ero partita già corta, quindi ho fatto il possibile con quello che ho avuto e vabbè, sarà per la prossima. Quello sicuramente. Cioè, dire una cosa, che tu sei uscita per mano di Scalzi, che era stato il giocatore che era riuscito, ti aveva regalato, tra virgolette, comunque, a cui avevi fatto due volte double up a distanza di poco tempo. Sì, ho fatto double up due volte su di lui, e con carte con cui doveva assolutamente chiamare. Io partivo in vantaggio, double upato, poi purtroppo l'ultima mano io ho pushato a 6-7 dal bottone, lui aveva suonato il piccolo buio e vai tu. È andata così, è andata. Eh sì. Carla, come contest, come ti sei trovata? Tu sei una giocatrice molto solida, sei una giocatrice con un certo fair play. Nonostante appunto un gioco che non è stato proprio, diciamo, la parte aleatoria che non ti ha aiutato particolarmente, però insomma mi sembra che tu abbia fatto un bel gioco. Sì, naturalmente secondo me comunque sia l'abilità di un giocatore di torneo, visto che reputo la cosa più importante rimanere vivi, rimanere attivi nel gioco e resistere quando le cose purtroppo non vanno bene, perché naturalmente giocare hitando sono capaci tutti, no? Quindi già schivare dei brutti colpi equivale quasi a prendere un grosso piatto come importanza. La struttura oggi permetteva di fare un gioco piuttosto solido, quindi insomma questo già ha aiutato, però vabbè. Arrivati a un certo punto, no. Si soccombe proprio. No. Carla, prossimi appuntamenti live? Settimana prossima, notte del poker a Venezia. Dopodiché credo che mi fermerò per le feste natalizie. Che ci vuole? Un po' di poker a casa magari, o la tombola? A casa, esatto. Naturalmente quando si va a casa si stacca tutto, si spengono i computer e tutto quanto. Riposo assoluto e poi a gennaio si riparte alla grande. Perfetto Carla, io ti faccio l'in bocca al lupo per tutto, le congratulazioni perché comunque 102 players, arrivare praticamente a un passo quasi dal tavolo finale non è cosa da poco, e arrivederci a presto. C'è la mia amica Giorgia Tabet che va alla grande. Come quota rosa abbiamo Giorgina Tabet, a questo punto noi tifiamo Giorgia. Chiaro, non ho quota, però tifo lo stesso. No. Forza Giorgia, ciao ciao. Ciao ciao.